Era il 2015 e noi intendevamo dare una svolta innovativa alla didattica per cercare di coinvolgere maggiormente i ragazzi, per cercare di motivarli di più e migliorare i loro risultati di apprendimento. Era anche l'anno del Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi di una svolta, diciamo, decisiva verso la digitalizzazione delle scuole. E abbiamo deciso di aderire alle avanguardie educative, a un'idea che è quella di realizzare le aule laboratorio disciplinari. È un cambiamento organizzativo che porta con sé comunque un cambiamento anche lento ma progressivo di metodologie didattiche, perché si creano degli ambienti di apprendimento che favoriscono un certo tipo di approccio. Pertanto abbiamo adottato questa idea, abbiamo assegnato a ogni docente un'aula che l'ha personalizzata e i ragazzi ruotavano e ruotano da aula a aula a seconda dell'orario di lezione. La spinta del piano della Nazionale Scuola Digitale e alcuni progetti europei ci hanno consentito parallelamente di dotare le aule da TV monitor che potessero essere collegati con i tablet e quindi di avviare comunque praticamente già una prima esperienza di didattica digitale. Quando poi, dopo 2 anni di data, ci siamo insomma messi a riflettere non solo sulle ricadute positive, ma anche sui limiti di questo progetto, ci siamo resi conto che il peso degli zaini rappresentava una criticità grande e che nel frattempo non eravamo riusciti a risolvere perché non avevamo abbastanza soldi per comprarli, ma non avevamo neanche, avendo i soldi, lo spazio dove metterli. E come spesso succede, questo vicolo si è trasformato in una risorsa perché ci siamo dovuti trovare un'altra soluzione, siamo dovuti inventare un'altra soluzione. E la soluzione era il tablet, era alleggerire il peso dello zaino trasformando i libri da cartacei in digitali e riducendo anche il corredo scolastico con un tablet. E questa è stata, diciamo, la via che abbiamo deciso di seguire, ma anche lì abbiamo fatto con grande cautela e con dei tempi che fossero in grado di governare questo cambiamento senza poter poi avere degli esiti negativi, per cui ci siamo accertati che tutte le condizioni che ci sembravano ineludibili ci fossero prima di partire e le criticità non erano poche, diciamo, perché la nostra è una scuola che si trova in una periferia. Il progetto l'abbiamo intitolato C'è speranza se questo succede all'Abaro, che è la parafrasi di un titolo di Mario Lodi, di un libro di Mario Lodi, perché è molto più facile fare questo tipo di esperimenti in scuole che hanno dietro agli alunni delle famiglie con possibilità economiche o con un profilo culturale che comunque garantisce il successo di certe operazioni. Noi abbiamo accettato questa sfida ponendoci una condizione preliminare, che era quella che nessuno poteva essere lasciato indietro. E quindi, quando siamo partiti, eravamo convinti che avremmo potuto assicurare a ciascuno e a tutti le stesse possibilità. La scelta dell'iPad piuttosto che di un altro dispositivo è stata dettata dal fatto che nell'esperienza che abbiamo avuto dal 2015 di didattica digitale, quindi di uso dei tablet insieme alle TV per consentire delle lezioni interattive, abbiamo avuto diversi problemi proprio di gestione della classe. E allora ci siamo presi del tempo per studiare quali soluzioni fossero possibili studiando gli ambienti creati dalle varie piattaforme per cercare di tenere il più possibile sotto controllo i dispositivi dei ragazzi e per evitare spiacevoli sorprese. E questo è stato un passaggio. L'altro passaggio è stato quello di, una volta capito che forse ce la potevamo fare, quella di convincere i docenti, perché i docenti sono lo scoglio duro delle volte del cambiamento.
Allora, quando ne abbiamo parlato al collegio, ho visto degli occhi illuminarsi, proprio scintillare e accogliere subito questa come una bellissima opportunità. Altri molto più titubanti, molto più restii, molto più dubbiosi. E quindi il percorso è stato molto lungo perché ci siamo presi un anno per fare questa trasformazione, un anno in cui abbiamo fatto formazione, in cui i docenti hanno seguito dei corsi, in cui hanno cominciato a capire quali fossero le potenzialità didattiche di questo strumento, delle diverse app, che cosa avrebbe potuto dare in più ai ragazzi usare questo tipo di dispositivo e questo tipo di didattica. E pian piano le resistenze, diciamo che sono state sgretolate e li abbiamo trovati dalla nostra parte, anche coloro che erano più resistenti. La formazione è stata fondamentale ed è stata ripetuta per un anno intero, finché diciamo, tutta la preparazione dei docenti non fosse stata completata. Un aspetto importante però era anche quello delle infrastrutture. La scuola si è trovata, e parlo di una scuola non ricca, una scuola che non può contare sul contributo volontario dei genitori. E la scuola si è trovata ad investire in infrastrutture. È vero che avevamo vinto due progetti PON e che quindi avevamo già un cablaggio della scuola, alcuni dispositivi, però non erano sufficienti perché con il DADA si usano tante aule e ogni aula doveva essere dotata di un televisore abbastanza grande, di un dispositivo che consentisse di connettere con facilità tutti i dispositivi. Insomma, abbiamo investito molto in questa direzione, ma lo abbiamo fatto a quel punto non solo con il supporto dei docenti, che ormai si erano convinti, ma anche con il supporto del Consiglio d'Istituto, perché il primo interlocutore è stato il consiglio d'istituto, cioè la componente genitori ha dato fin da subito il suo appoggio a questo progetto e ha condiviso anche la prudenza con la quale ci siamo mossi, cioè di prenderci del tempo per esplorare tutte le possibilità, ma anche tutte le criticità. Una condizione che tutti noi abbiamo posto a questo progetto era che dovevamo offrire la possibilità a tutti i ragazzi delle prime, perché noi questo esperimento l'abbiamo fatto solo per le classi prime della secondaria di primo grado, e dovevamo offrire a tutti la possibilità, garantire a tutti che sarebbero entrati a settembre a scuola ciascuno con un dispositivo. E quindi anche qui ci siamo mossi facendo degli acquisti come scuola, cercando delle donazioni da privati. E anche chi ha fornito poi gli iPad alla scuola ha donato un quantitativo congruo di dispositivi e noi siamo partiti a settembre sicuri e tranquilli che tutti i ragazzi avrebbero avuto il loro dispositivo. E questa è stata, diciamo, la grande vittoria, perché in una scuola appunto con questo tipo di utenza, che poi non è tutta così, ma diciamo abbiamo un 30%, un 20% di utenza fragile, questa è stata una grande vittoria e ci ha consentito di partire serenamente, ecco, questo sicuramente.